Quell'anno lo ricordano tutti, perché morirono tutte le rose. Tutte le rose di tutta la terra morirono quell'anno per una malattia che resta ancora misteriosa. Ma non molti sanno che sono io quello scienziato, costretto per il suo comportamento, che adesso proverò a narrarvi, a cambiarsi il nome storpiando la sua identità. Sono io quello studioso che decise di abbandonare il laboratorio di biochimica in cui da tempo investigava i meccanismi di riproduzione cellulare e che lo stavano portando vicinissimo alla soluzione su come sconfiggere per sempre il cancro. Sono io colui che preferì lasciare tutto questo, rischiando tra l'altro di essere linciato dall'umanità in rivolta, per dedicarsi giorno e notte all'osservazione delle piante, nella speranza di riuscire a escogitare, di lì a pochi anni, la maniera per far nascere ancora, da qualche parte, non importa esattamente dove, dentro un nuovo cespuglio, una rosa.